Ad un anno dall'entrata in vigore della legge quadro sull'agricoltura sociale emergono alcuni dati interessanti. Il settore primario traina la crescita al sud e concorre all'aumento del PIL, che torna a salire dopo 7 anni di crisi economica. Il matrimonio tra agricoltura e sociale funziona e oggi sono 3.000 le realtà rurali che fondono questi due ambiti, dando lavoro a oltre 30.000 addetti e sviluppando oltre 200 milioni di euro di fatturato. Il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, in visita in Piemonte a fine giugno, ha rassicurato direttamente il presidente della regione Sergio Chiamparino in merito alla tutela riservata ai vini e ai prodotti a denominazione d'origine, che saranno difesi all'interno del trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti. Le buone notizie in merito al TTIP, la cui negoziazione con i colleghi statunitensi prosegue senza soluzione di continuità, si associano all'impegno preso da Hogan per quanto riguarda la semplificazione degli adempimenti burocratici per le imprese agricole. La guerra commerciale con la Russia ha colpito duramente l'agroalimentare dell'Emilia-Romagna, che in 2 anni ha perso 54,4 milioni di euro, passando dai 69,7 milioni del 2013 ai 15,3 milioni della fine del 2015, numeri forniti da Coldiretti Emilia-Romagna sulla base di dati Istat. Le tensioni commerciali con la Russia, spiega Coldiretti, hanno interrotto bruscamente una crescita travolgente delle esportazioni agroalimentari emiliano-romagnole verso la Russia, che a partire dal 2005 erano praticamente raddoppiate di valore, più 95,7% tra 2005 e 2013. La conseguenza più grave dell'embargo russo, oltre al crollo delle esportazioni riscontrabile nell'immediato, è la fioritura di una serie di prodotti made in Russia di diretta ispirazione italiana. Lo stop alle importazioni agroalimentari dall'Italia ha provocato in Russia un vero e proprio boom nella produzione locale di prodotti taroccati, al primo posto il Ruski Parmesan, mentre sono in fase di sviluppo nuovi grandi macelli per maiali destinati alla produzione di salumi. A far proliferare la presenza di falso made in Italy non è stata però soltanto l'industria russa, ma anche molti paesi che non sono stati colpiti dall'embargo, come la Svizzera, la Bielorussia, l'Argentina o il Brasile, che hanno aumentato l'export di prodotti come il parmesan o il reggianito di origine brasiliana o argentina. Non si arresta la corsa del Made in Italy sul mercato statunitense. Una fotografia scattata in occasione dell'inaugurazione del Summer Fancy Food di New York conferma nel 2015 l'incremento del 22% delle esportazioni agroalimentari e vitivinicole.